Ciao a tutti ragazzi, sono Erco per lo staff del Team Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò la recensione di Gonzalo Higuain versione TIFA Upgrade, cioè la versione 89, attaccante argentino del Napoli che ha ricevuto questa carta upgrade per tutto quello che sta facendo, cioè i tantissimi gol e comunque perché il Napoli sta lassù anche grazie a lui. Andiamo a vedere subito le statistiche sulla carta. Troviamo 84 velocità, 88 dribbling, 92 tiro, 29 difesa, 75 passaggio e 79 fisico. Rispetto alla sua versione 84, cioè la versione NIF, riceve più 5 in overall, più 4 in velocità, più 7 in dribbling, più 8 in tiro, più 7 in difesa, più 7 in passaggio e più 8 in fisico. Vi dico subito che è un attaccante favoloso, è un po' come in realtà, forte fisicamente, abbastanza veloce e con un tiro fantastico. Passiamo adesso a vedere le statistiche in game. L'84 di velocità diventa 82 accelerazione e 85 velocità scatto. La velocità è il primo pro di questo giocatore, davvero abbastanza veloce, ovviamente non velocità supersonica alla Aubameyang, ma per le sue caratteristiche, diciamo, l'85 di velocità basta e avanza. L'84, scusatemi. 88 dribbling diventa 78 agilità, 65 equilibrio, 90 riflessi, 91 controllo palla, 89 dribbling. Dribbling secondo pro di questo giocatore, davvero molto buono. Salta avversario come dei birilli e poi grazie al 92 di tiro farà quasi sempre gol. Appunto, il 92 di tiro diventa 96 piazzamento, 97 finalizzazione, 92 potenza di tiro, 84 tiri dalla distanza, 90 tiri al volo e 81 calci di rigore. Il tiro è ovviamente il primo pro di questo giocatore, cioè il pro più importante, perché è davvero molto, davvero troppo, non molto, perché è assurdo, segna da ovunque con entrambi i piedi grazie anche alle sue quattro stelle piede debole. Infatti nelle clip vede quasi solo gol. Il 29 di difesa non ci interessa molto, ma ci interessa il 99 di precisione di testa. Sinceramente la precisione di testa non l'ho messa nei pro perché su questo gioco proprio non riesco a segnare di testa e, diciamo, non ho potuto testare per bene questa cosa. Passiamo ai passaggi: 75 sulla carta che diventa 77 visione, 72 cross, 68 precisione su punizioni, 77 passaggi corti, 60 passaggi lunghi e 79 effetto. L'effetto sembra molto di più, infatti mi ha fatto tanti gol con un tiro a giro, mentre il passaggio è comunque un pro perché è davvero molto buono. Infatti l'ho usato in coppia con Dybala e devo dire che i due dialogano in maniera assurda. Passiamo adesso al fisico: 79 sulla carta che diventa 81 elevazione, 76 resistenza, 89 forza e 55 aggressività. Il fisico è una cosa assurda, davvero troppo troppo devastante fisicamente, un po' anche come è in realtà, come già detto all'inizio del video. Quindi indubbiamente il fisico è un altro pro di questo giocatore. In più ha 3 stelle skill e 4 stelle piede debole. Le 3 stelle skill non le ho inserite nei contro perché comunque un attaccante con queste caratteristiche può anche fare a meno di skillare, perché comunque è un dribbling fantastico e quindi non c'è bisogno di skillare. Adesso andiamo a fare subito un riepilogo di pro e contro, cioè proprio velocità, tiri, dribbling, passaggio e fisico, praticamente tutto, perché a mio parere è un attaccante perfetto, non costa nemmeno tanto, meno di 200.000 crediti, quindi vi consiglio davvero di provarlo. Il voto finale che gli ho dato è 10, davvero è un giocatore proprio che merita il 10 perché è davvero fortissimo. Se ricordate nella recensione che ho fatto della versione sempre TIF ma non upgrade, noi avevamo messo il 10 perché aveva detto che era poco divertente ed era un po' lento. Con questo upgrade la velocità aumentata è diventato un attaccante davvero devastante, forte e divertente. Detto questo video può finire qui. Mi raccomando, lasciate un commento dicendomi come avete trovato il Higuain TIF Upgrade, se l'avete provato. E un bel mi piace, da Erco è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!